Maurice Ravel, nato nel 1875 in una regione francese vicinissima alla Spagna, quindi basco di origine, anche perché la madre era di origine spagnola e il padre era di origine svizzera. Comunque francese, grande estimatore della musica spagnola e del folklore spagnolo, voi conoscete tutti il bolero, celeberrimo, oppure vi posso citare la Rapsodia Spagnola, altro pezzo famoso per orchestra, del quale parlerò fra qualche minuto. Ravel è un compositore del quale si sa molto, si suona meno di quello che noi saremmo aspettati di poter sentire, anche perché la sua produzione è stata piuttosto limitata, almeno per il pianoforte. Le sue opere più importanti, pur essendo considerato un impressionista, secondo me è una visione molto parziale della sua musica, perché Ravel era più proiettato verso l'antichità, era più proiettato verso la letteratura e la del Settecento francese, quindi è la musica del Settecento, quindi i grandi clavicembalisti come Rameau, Couperin, a testimonianza del fatto che esistono dei pezzi dedicati a loro, per esempio Le Tombeau de Couperin è una raccolta di 6 danze in omaggio a Couperin, oppure alla Manière de. Ci sono tantissimi altri brani in cui si può evincere che Ravel era in qualche modo più legato al passato che non alla Francia della fine dell'Ottocento e quindi ai pittori francesi della fine dell'Ottocento. La sua musica pianistica non è molta e alcune cose scritte da Ravel sono diventate oggi famosissime, come per esempio Gaspard de la Nuit, questa serie di 3 pezzi per pianoforte scritti su 3 poemi di Aloysius Bertrand. Sono tra le pagine più difficili della letteratura pianistica di oggi. I grandi virtuosi che vogliono fare i grandi concorsi si presentano con Scarbò. A me è capitato qualche anno fa di sentire in un concorso in Giappone su 40 ammessi 8 Scarbò in prima prova. Quindi un numero incredibile, sembrava che fosse un pezzo d'obbligo. In realtà no, ognuno voleva dimostrare in prima prova di essere il più bravo col brano più difficile di Ravel e così via. Dicendo. Però Ravel è stato un grande compositore perché è stato capace di scrivere brani per pianoforte e per orchestra, perché ha trascritto i celeberrimi quadri di un'esposizione di Mussorgsky, dalla versione pianistica ne ha fatto una versione orchestrale, cercando di inventare o di reinventare con le timbriche degli strumenti d'orchestra che egli conosceva alla perfezione quelle che erano le potenzialità di questo pezzo scritto per pianoforte solo. E così si è autotrascritto molta musica. Rhapsodie Spagnole, voi sapete che c'è nella versione per orchestra, ma c'è anche nella versione per pianoforte a 4 mani, c'è nella versione per 2 pianoforti, e così pure il bolero. Il bolero esiste in una versione per 2 pianoforti, la valse, ancora più famoso come pezzo, esiste, perché dico più famoso, per noi pianisti, perché esiste una versione originale per orchestra, ma esiste una versione per 2 pianoforti, una versione per pianoforte 4 mani e finalmente una versione per pianoforte solo. E anche la Pavana che voi ascolterete, che è uno dei primi grandi brani di Maurice Ravel, la Pavana per un enfant de fou, per una principessa morta, è un brano che Ravel ha scritto nel 1899 e che è stato pubblicato nel 1900 precisamente, che è un brano molto dolce, scritto per un enfant, quindi un infante, per una principessa spagnola. In realtà si ispirava a un quadro di Velázquez, scritta per pianoforte solo e poi ebbe così successo la composizione che fu costretto a farne una versione orchestrale nel 1910. Ravel voleva che si suonasse molto lento questo pezzo, lui stesso l'ha inciso in un autopiano, in un rullo nel 1922, prima di essere, di arrivare agli anni bui della sua esistenza, gli anni in cui iniziò una strana malattia, ancora oggi non si capisce bene se fosse Alzheimer o demenza senile o qualcosa del genere, che dal 27 al 36 lo portarono praticamente
a non riuscire più a scrivere musica, o quantomeno a non poter lavorare sodo come aveva fatto fino a quel momento. Era stato capace, voi pensate, di scrivere musica per pianoforte e orchestra, come il concerto per la mano sinistra, dedicato a un pianista che aveva perso la mano destra in guerra, che aveva delle ritmiche provenienti dagli Stati Uniti, dal jazz, quindi delle contaminazioni jazz. La stessa cosa nella sonata per violino e pianoforte, c'è un blues, un secondo movimento bellissimo, che fa capire quanto fosse vicino alla scrittura di altre composizioni di altre parti del mondo. Io non mi ricordo più la data, ma intorno agli anni 20 fu invitato insieme a Stravinsky ad andare negli Stati Uniti d'America. E in questa occasione, tra l'altro c'è un libro che parla di questo viaggio fatto in transatlantico. Lui era molto minuzioso, molto preciso, molto dettagliato, e Gershwin lo incontrò e gli chiese: maestro, io vorrei fare qualche lezione con lei per diventare bravo come lei. E lui gli rispose: ma scusi, ma lei che nel suo paese è il primo, vuole quindi che il Gershwin migliore che si possa essere, vuole fare delle lezioni con me per diventare un secondo Ravel, quindi per venire dopo di me? No, perché lei è già primo, e non solo, lei guadagna molto più di quello che guadagno io, quindi lei è molto più avanti di quello che mi sta chiedendo di fare, quindi non c'è bisogno che le dia lezioni di composizione. E nella Pavane, vi dicevo, esiste della Pavane questa versione orchestrale datata 1910, che l'orchestra riesce a rendere in maniera straordinaria. Per pianoforte ci fu una prima esecuzione che Ravel ascoltò e alla fine disse al pianista: senti, io sì, non male, non c'è male questo pezzo, solo che io credevo di aver scritto una pavana per una principessa morta, non una pavana morta per una principessa, perché lei l'ha fatto troppo lento, perché c'è il rischio di suonarla troppo lentamente. Lui l'amava molto lenta la pavana, ma è un brano che va eseguito secondo, molto vicino al metronomo che c'è sull'edizione di Uran, che è stata la prima edizione di questo pezzo. Sul brano c'è scritto 54 di metronomo al quarto, si può suonare tra i 54 e i 60, non di più. Indubbiamente, se fosse fatta per orchestra, si potrebbe pensare lentissima, perché l'orchestra gode di tutta una serie di timbriche date dai vari strumenti che la eseguono, che la rendono estremamente interessante, comunque anche se un po' più lentamente. Lo stesso succede in tanti altri pezzi di Ravel che lui stesso ha trascritto dal pianoforte all'orchestra. Faccio un altro esempio: Alborada del Grazioso di Miroir, che per pianoforte si deve fare un po' più veloce che non per orchestra, ma che in tutti e due i casi è un pezzo affascinante. Buon ascolto.